L'avvertenza in Nigella si sposta al Ministero dello Sviluppo Economico. Il sindaco Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano incontrano oggi i vertici del Dicastero per trovare una soluzione concreta al dramma che stanno vivendo gli operai dell'indotto che da 4 giorni e 3 notti si trovano sulle strade di accesso alla città, direzione Catania e Licata, per protestare contro la chiusura della raffineria e la mancata riconversione in Green Refinery, così come sancito dal protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014. L'incontro di oggi, diciamo, verte sull'accordo di programma, ecco, perché la sezione ha deciso di dare un'accelerata e ha richiesto con urgenza il tavolo di coordinamento affinché all'interno della riunione di oggi il tavolo di coordinamento costituito dai 4 ministeri fondamentali della regione, dal Comune di Gela, esprimessero e verbalizzassero quali sono le strategie che il governo centrale deve attuare sul territorio. Il nostro indirizzo è stato, diciamo, espresso in maniera molto chiara all'interno della bozza dell'accordo di programma. Sono passati più di 4 mesi, per cui, diciamo, tutti gli attori hanno avuto modo di valutarla attentamente, di capire qual è il percorso programmatico che l'amministrazione ha voluto indicare in un processo di concertazione con il territorio, ed è chiaro che oggi ci aspettiamo che il gruppo di coordinamento stabilisca, sancisca quali sono le strategie da attuare a Gela per fuoriuscire da questa crisi immane. Dal tavolo del confronto l'amministrazione comunale vuole risposte certe e immediate. Non si può più assistere, bisogna concretizzare. In gioco c'è la sopravvivenza di un'intera collettività. Allora, noi abbiamo deciso di puntare, ecco, diciamo, in maniera sommaria, giusto per semplificare, sulla una delle caratteristiche principali che ha il territorio genese, che è l'affaccio sul Mediterraneo. Nell'ottica, ecco, della nuova decreto ministeriale di riorganizzazione dei porti, l'intenzione dell'amministrazione è quella che Gela diventi l'appendice della nuova infrastruttura portuale che vede raggruppare Catania ed Augusta. Quindi c'è la necessità di avere un affaccio al mare, un hub sul Mediterraneo, più volte sollecitata dalla Comunità Europea. L'amministrazione vuole che Gela giochi un ruolo fondamentale all'interno di queste scelte. L'altro punto importante, diciamo, è il polo energetico che si dovrebbe insediare dentro la raffineria, con questa nuova struttura di raffineria green, che per noi non è sufficiente, non è risolutivo. Quindi abbiamo deciso di puntare su un hub energetico green totalmente rinnovabile, che possa impiegare le fonti alternative ai combustibili fossili, secondo le direttive europee. Quindi puntare molto sul metano, una risorsa che già all'interno della raffineria esiste, con il gas stream, e sulla bioraffinazione di terza generazione. Abbiamo già notizie, ecco, di partner esteri che potrebbero essere interessati ad avere un hub energetico ibrido. E quindi vogliamo che il governo esprima la sua intenzione di puntare su Gela per l'hub energetico.